professore, una bellezza tra le righe. Ci può anticipare qualche contenuto della lezione che inizia il pomeriggio domenicale del Festival Francescano? Ma alle volte, al giorno d'oggi, qualcuno ritiene erroneamente che leggere sia qualcosa che isola dagli altri, che non permette di avere un rapporto di esperienza diretto con la socialità e con i rapporti umani. Io invece penso che non soltanto non sia così, ma che tra le righe di un libro, tra le righe di tutto quello che si trova di scritto, noi non soltanto troviamo qualcosa che ci aiuta ad avere rapporti con gli altri, ma scopriamo alle volte quello che l'esperienza pratica non ci può dare. Perché? Perché in realtà il libro non è un oggetto materiale, è qualcosa che contiene un racconto, una storia, un riferimento, sentimenti, pensieri, tutto quello che ha a che fare col modo in cui noi viviamo. E questo è molto più straordinario di quello che noi possiamo fare in qualunque altro modo, non al cinema, non alla televisione, non in rete. Possiamo trovare la profondità di quello che troviamo in un libro, e questa è la vera bellezza che c'è nel libro, perché il libro è contemporaneamente tutta l'esperienza umana, ma lo è in termini, diciamo così, spirituali, nel senso che non è materialità, è quello che noi sentiamo, è il vero sentimento, e quello passa attraverso le parole, le frasi, la composizione completa di un libro che alla fine ci restituisce un pezzo di umanità. E quella è la bellezza. Chi ama leggere sa che, come ha detto lei, un libro non è bello solo nei contenuti, ma è bello anche da sfogliare, è bello anche da prendere in mano. Ma se lei dovesse dire una pubblicazione, se non un romanzo, che mi ha insegnato qualcosa in più della bellezza, che cosa le viene in mente? Ma posso dire, se si cerca un solo libro si sbaglia sempre, non solo perché non esiste il libro più bello degli altri, ma perché per certi versi io credo ognuno di noi ha un libro che è funzionale all'età che sta vivendo. E allora potrei tornare indietro nel tempo e dire che quando ero ragazzo trovavo strepitoso il Capitano Nemo dei 20.000 leghe sotto i mari, poi crescendo l'ho trovato un po' banale, forse addirittura un po' violento, uccideva le persone in fondo, un eroe forse negativo. Andando avanti poi uno scopre delle cose che hanno a che fare con una vita molto più intensa, penso per esempio alle prime letture di autori contemporanei, trovo indimenticabile Il giardino dei Finzi Contini, con dentro dei personaggi unici e contemporaneamente la descrizione di un periodo molto travagliato della nostra storia. E allora anche lì, attraverso il libro, io credo di aver vissuto qualcosa che, essendo nato dopo la guerra, non potevo conoscere, ma che mi è stato raccontato non come un libro di storia, ma come un'esperienza personale. E io credo che questo aumenti la nostra capacità di vivere dentro i sentimenti degli altri, cioè entrare nella testa di chi noi non abbiamo potuto conoscere, perché è nato e vissuto prima di noi. E avanti di questo passo. Poi è arrivato il momento in cui forse mi sono appassionato soprattutto ai grandi romanzi russi dell'Ottocento. Non vado avanti, ognuna di queste esperienze secondo me ha la sua età, la sua epoca, e noi poi alle volte, ritornando indietro, rileggiamo quello che abbiamo letto una volta e magari scopriamo di più di quello che c'era prima, perché siamo noi che siamo cresciuti. Grazie. Bene. Grazie mille.